Enrica Perucchietti, grazie mille di essere qui, di aver accettato il mio invito. Grazie a te. Di voler dialogare con me. Allora, io partirei un attimo sul tema delle fake news, visto che appunto il giornalismo, comunque quello mainstream, continua a battere su questo tema, no? Dicendo che qualunque forma, diciamo, di critica o di anche di, così, di visione alternativa della questione pandemica, ma anche politica in senso generale, è derubricata così, appunto, fake news, o comunque complottismo, sempre queste etichette. Allora, tu che sei una giornalista, spiegaci un po' bene sia come funziona questo meccanismo e sia come si può uscirne. Ma innanzitutto c'è una forma di volgarizzazione per cui, come dicevi tu, si finisce per etichettare le voci critiche, le voci contrarie, anche soltanto vagamente scettiche rispetto alla narrazione del pensiero unico, le si inseriscono all'interno di un'etichetta. Negli ultimi mesi sono state create e utilizzate l'etichetta del negazionista, del no mask, del no pass, fino a quella del no vax, dove tra l'altro poi vengono raccolte persone anche molto diverse, che la pensano in maniera diversa, che hanno anche posizioni molto variegate. Questo è un po' il ricorrere alla tecnica del framing, per cui appunto si inserisce all'interno di un frame, cioè di una cornice valoriale, una persona in modo da screditarla, da denigrarla e da in qualche modo creare uno stigma a livello sociale, in modo che poi l'opinione pubblica si sia creata un pregiudizio su questa determinata persona. Questo serve, a mio dire, per anche criminalizzare il dissenso, e in realtà questo è un processo che però è esploso negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ma che va avanti da diversi anni, come denuncio da tempo, nel senso che la battaglia contro le fake news è diventata una caccia alle streghe per legittimare la censura in particolare non soltanto del dissenso, ma più in generale dell'informazione libera e indipendente, per fare in modo che qualunque voce, come dicevi giustamente, che sia critica, che sia difforme rispetto al potere, al sistema, al pensiero unico, non abbia più un diritto, non abbia più la patente di esprimersi. Sì, tu da questo punto di vista, adesso appunto cercando di anche di trovare delle strategie, no? Per riuscire a contrastare questa tecnica, perché poi alla fine, una volta che l'abbiamo inquadrata, sì, Uno dice va bene, sappiamo come funziona, come facciamo a non cascarci dentro, sia come linguaggio, cioè secondo te se c'è un modo alternativo di parlare a un pubblico più ampio rispetto a quello che già conosce questa strategia, e se c'è appunto una modalità proprio diversa di affrontare questo tema. Innanzitutto il potere, come ben insegna Orwell, sfrutta anche la cosiddetta neolingua. Oltre a queste etichette si svuotano anche le parole, dei termini, delle espressioni che venivano prima utilizzate per impedire alle persone di poter continuare a non soltanto a comunicare un determinato concetto, ma addirittura a pensarlo. Dall'altro se ne creano di nuovi proprio per spingere le persone ad adottare un certo tipo di linguaggio e automaticamente ad adottare quel tipo di pensiero che c'è alla base di quel linguaggio. È fondamentale, a mio dire, imparare a conoscere le tecniche dell'ingegneria sociale, perché, come giustamente osservavi, vengono poi utilizzati in modo anche banale come degli schemi ricorrenti. Quando poi tu conosci quei determinati metodi, quelle tecniche auree dell'ingegneria sociale, le puoi anche disinnescare e automaticamente ti puoi anche immunizzare da quelle. Sicuramente bisogna adottare un tipo di linguaggio semplice, divulgativo, per spiegare alle persone, per arrivare al cuore delle persone, ma anche alla testa delle persone, perché il potere, sfruttando queste tecniche auree, sfrutta attraverso la tecnica dell'empatia la pancia delle persone, perché va a in qualche modo a colpire le emozioni delle persone, creando dei veri e propri cortocircuiti a livello razionale. Per esempio sfrutta, utilizzando l'empatia, la paura della morte e tutto il resto, e quindi diventa poi difficile riuscire a contrastare questo tipo di tecniche che sfruttano le emozioni e l'emotività in modo troppo logico, soprattutto se troppo elevato. Bisogna cercare di essere molto chiari, molto divulgativi, anche molto semplici con le persone, il che non significa banalizzare le tematiche, per cercare di far penetrare e far passare un certo tipo di discorso, perché comunque in questo caso vigilare sulla verità è fondamentale se si vuole continuare a cercare di difendere le libertà fondamentali.
mettendo questo quadro così un po' anche angosciante per certi versi, perché poi sembra sempre di dover combattere anche con il linguaggio, perché appunto il linguaggio in qualche modo ci aiuta da una parte, dall'altra ci fa gli sgambetti, come potremmo certo. dire. Quindi abbiamo sempre un po' bisogno di decodificare anche una, appunto come dicevo prima, una strategia. Però appunto proviamo invece adesso anche a capire un po' qual è invece la nuova modalità, perché oggi, come dire, ci stanno cambiando un po' i paradigmi, non è più come all'inizio di questa pandemia, di questa storia così, come dire, anche facile da adottare verso le persone. Cioè tu gli dici appunto guarda che muori, fai attenzione, cioè allora, come dici tu, scattano tutti dei sistemi di difesa e tutto quanto. Però adesso piano piano questa cosa sembrerebbe smontarsi, o comunque andare, diciamo, in una direzione che non è più così facile, le terze dose, quarte dose, quinte dosi, cioè come riusciranno secondo te, o come stanno riuscendo a cambiare questa strategia, quindi a continuare a perseverare in questa direzione, visto che il potere vuole mantenersi come tale, insomma? Ma sicuramente la narrazione pandemica sta scricchiolando, e sta scricchiolando da diverso tempo, soprattutto nel nostro paese, perché va in controtendenza rispetto agli altri paesi in Europa e non soltanto. Si creerà un'altra minaccia, nel senso, io sono convinta che per esempio il vaccino servisse per introdurre il Green Pass, perché il Green Pass è uno strumento che serve per poter gettare le basi di un sistema di sorveglianza digitale di massa, in modo da poter appunto controllare meglio le persone. Si è creato però un precedente, così come negli anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, dall'11 settembre a oggi, si sono creati diversi precedenti, sfruttando che cosa? La paura, ma soprattutto creando un nemico pubblico. Prima avevamo i terroristi, adesso ci sono le epidemie, i virus. Il capro espiatorio, come si dice. Il capro espiatorio invece, quello è il nemico. Il capro espiatorio in questo caso sono i Novax, cioè più in generale sono i dissidenti, sono i critici, coloro che cercano di salvaguardare le libertà fondamentali. Però sono comunque dinamiche, per esempio la dinamica del capro espiatorio è una dinamica millenaria, si è sempre utilizzata, si fa sempre il paragone, per esempio, si fa spesso il paragone con la Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà lo schema del capro espiatorio, come insegna René Girard, è stato utilizzato nei millenni più volte, serve per coalizzare l'opinione pubblica e per proiettare le ansie, le angosce, le frustrazioni, le paure del gruppo, della collettività verso una determinata minoranza, che poi si accuserà dei peggiori crimini, anche qualora questi ovviamente non abbiano commesso assolutamente nulla. Quindi io immagino che, finita, quando non si potrà più portare avanti, in qualche modo strumentalizzare l'emergenza sanitaria, si creerà un'altra minaccia, o si sfrutterà un'altra minaccia. Può essere la minaccia climatica, può essere qualcos'altro. Sicuramente si sfrutterà, si strumentalizzerà, esattamente come fa il capitalismo dei disastri. Parliamo della digitalizzazione invece per un momento, visto che appunto il tema del Green Pass, come dici tu, è molto connesso, no? Infatti comunque anche il ministro Speranza e tutti questi qua comunque parlano, no, di una evoluzione. Wow, che bello, perché tutto diventa più digitale, come avremmo e come abbiamo voluto fare da sempre, cioè, nel senso, no? Tu come vedi appunto questo sistema adesso di digitalizzazione? Cioè, c'è un'evoluzione, oppure, come dire, questa cosa qui diventerà sempre di più legata a schemi come potrebbero essere coercitivi, cioè anche del diritto, cioè. Ma quello di sicuro, alla base dell'accelerazione comunque del potere su determinati strumenti digitali, l'automazione, intelligenza artificiale, identità biometrica e tutto il resto, come tra l'altro insegna anche Schwab e l'elite che sostengono il Grande Reset, che riprende tutti questi punti fondamentali all'interno dell'agenda globale, è proprio a livello di, diciamo, di controllo di massa, di sorveglianza tecnologica e automaticamente anche di coercizione. Questo è assolutamente chiaro. Non è chiaro purtroppo per coloro che non hanno avuto la possibilità di approfondire queste tematiche, che vivono in qualche modo sotto ipnosi, perché queste tematiche sono state derise, denigrate e non sono mai arrivate al cuore dell'opinione pubblica. Dal problema dell'automazione a quello dell'intelligenza artificiale, non ci si rende conto che tutti questi punti, che ribadisco rientrano all'interno dell'agenda globale delle elite tecnocratiche, porteranno non soltanto al disboscamento degli umani, cioè a una forma di disoccupazione tecnologica, ma porteranno anche a un controllo sempre più sofisticato della massa.
massa, a un'erosione dei diritti e a un'erosione anche della privacy. Ed è troppo semplicistico quando poi si dice vabbè, ma io non ho nulla da nascondere, quindi cosa mi cambia? No, ti cambierà assolutamente tutto, perché si va sempre di più verso il tentativo di creare una società trasparente, con dei cittadini totalmente trasparenti che, se adesso sono profilati attraverso profilazione dei big data, saranno sempre più controllati in tutto. E addirittura il problema diventa che si passerà da un controllo, da una sorveglianza over the skin ad under the skin, per cui il potere conoscerà tutto di te, addirittura quali sono le tue malattie, le tue patologie, i farmaci che prendi, le tue abitudini, che cosa ti piace vedere, consumare e tutto il resto. Quindi alla fine il potere ti conoscerà ancora meglio di come tu conosci te stesso, ed è il sogno di qualunque sistema, perché in questo modo potrai esercitare ancora meglio l'ingegneria sociale e ottenere dei risultati scientifici. Questo è proprio il futuro distopico, come dire, che però neanche più un futuro, è proprio quasi un presente, perché con questa cosa del Green Pass, appunto, in un certo senso si vede già agli albori una possibile coercizione, appunto, o comunque strumentalizzazione anche della libertà, cioè cosiddetti. Loro dicono è per la libertà che noi facciamo questo, però appunto... Ma guarda, qua in realtà rientra un po' quella forma di retorica orwelliana, no? Il 1984, in cui si ribaltano totalmente attraverso la dissonanza cognitiva, il bipensiero, i termini, quindi qua di libertà non c'è assolutamente niente, esattamente il contrario. Sì, sì. Adesso volevo chiederti ancora, proprio per rispondere a questo sistema, perché poi alla fine dobbiamo in qualche modo organizzarci, no? Sia a livello politico, sia a livello dell'informazione. E so che tu hai messo in piedi questo progetto così, appunto, chiamato L'Avamposto. Allora ti chiederei di spiegarci un po' in cosa consiste e qual è la tua idea, dove vuoi arrivare con questa cosa. Ma è un po', già lo dice il nome stesso della trasmissione, una roccaforte della libertà che passa attraverso la verità, no? Il coraggio della verità, che purtroppo latita, come abbiamo detto finora, sui media mainstream, che sono diventati casse di risonanza della propaganda. L'idea, e in questo caso il progetto è una produzione della commissione Dupré, Dubbio e Precauzione, è quello di cercare di portare anche al grande pubblico, quindi non soltanto sul web ma anche in televisione, in questo caso sul digitale terrestre, su BioBlu, una forma di letteralmente informazione libera e indipendente, portare quei dati, portare quelle informazioni, quella critica, quelle riflessioni che non trovano spazio altrove. E a nostro dire è proprio importante per riuscire a far maturare il dissenso, però in una maniera critica, per poter fare in modo che le persone imparino a immunizzarsi dalle balle del sistema, che possano letteralmente sviluppare i propri anticorpi rispetto alla propaganda e rispetto a un certo tipo di tecniche dell'ingegneria sociale, perché se quello che, come dicevi tu prima, si presenta come una distopia, non è ancora totalmente nel nostro presente, ma si profila molto chiaramente, noi possiamo ancora contrastarlo, ma per farlo dobbiamo essere consapevoli non soltanto di quello che sta succedendo sotto il nostro naso, ma anche dei rischi che si palesano nel nostro futuro. Va bene, quindi noi abbiamo questo compito un po' anche come, diciamo, come persone che pensano in maniera critica, cercare di destare il più possibile lo spirito critico, quindi neanche, diciamo, dare un orientamento preciso, ma no, proprio cercare di dire va bene, guarda e osserva quello che sta succedendo, come e rifletti in maniera, cioè, critica, poniti, diciamo, dei dubbi, perché poi il tema è questo, cioè qui sembra che tutto vada, diciamo, bisogna prenderlo come dato, come oro colato, quando invece appunto ci sono parecchie cose che non sono così lucide, così chiare. Quindi io credo che il tuo lavoro, come il lavoro, diciamo, di chiunque si impegni a cercare di dare, diciamo, voce non soltanto appunto come protesta e basta, fine a se stessa, no, ma certo, proprio anche come iniziare a elaborazione, come esercizio di elaborazione, forse è la strada maestra per riuscire a uscire anche da questo buio. Guarda, quello che ho sempre fatto nei miei lavori era appunto non orientare le persone, ma fare in modo che le persone potessero tornare a esercitare la propria coscienza critica, riflettendo, giungendo poi, ponderando
ha una propria visione della realtà, ma in modo libero, proprio perché sono convinta che la libertà, così come la verità, necessiti di una vigilanza costante, e questa però non può essere portata avanti se non si esercita il pensiero e soprattutto se non si esercita la coscienza critica. Sì. Grazie Enrica, allora, grazie a te. Grazie del tuo impegno. Grazie a voi.